cimitero di Pagani. Questo è un cimitero storico, per chi non lo sapesse. È il primo, o certamente uno dei primi, sorti dopo l'editto di Saint-Claude. Cioè, dopo quell'editto che sancì che le sepolture dovevano essere effettuate fuori dalle mura della città. Questo era il vanto della città di Sant'Alfonso. Era il vanto perché era mantenuto in una maniera eccellente fino a qualche anno fa. Qualche anno fa poi è incominciata, in senso figurato, la moria dei dipendenti. Erano, se non ricordo male, 13 o 14 dipendenti, 7 anni fa, 8 anni fa. Poi i pensionamenti, da 13 sono rimasti 3 dipendenti, 3, 4 forse, i quali dovrebbero accudire un cimitero che chiaramente ha bisogno di forze, di braccia. E allora la mancanza di braccia che cosa comporta? Comporta che il cimitero si trova in uno stato di abbandono. Erbacce, bidoni pieni. Lasciamo perdere le immagini che vi stiamo facendo vedere, che sono nel retro del cimitero. Ormai lì è un fatto scontato, se tale possiamo dire. Immondizia in quantità, c'è uno sversamento di rifiuti che fa paura. Eppure c'è scritto che è divieto di sversare rifiuti, doveva esserci la videosorveglianza, mai attuata. Fino a qualche anno fa le amministrazioni che cosa hanno pensato di fare? Hanno dato lavoro a persone attraverso la multiservice che venivano qui all'interno di questo luogo sacro e venivano a pulire. Fino a qualche momento fa, ho detto, fin quando la commissione prefettizia ha deciso che la multiservice doveva essere disciolta, doveva essere liquidata. E i commissari liquidatori, due, hanno pensato bene di non rinnovare il contratto a quelle persone che venivano qui all'interno del cimitero. Sono stati liquidati, licenziati. E rimangono sempre i soliti 3 dipendenti, i quali dovrebbero pensare a ripulire il cimitero. Sporcizia allora in quantità, immondizia quanta ne volete e poi i loculi, dei quali si fa tanto parlare, dei quali sono state prese anche le somme, dei quali sono stati assunti versamenti da parte dei cittadini, ma che fine abbiano fatto le somme, beh, questo non è dato sapere, non è decoroso, non è decoroso. E per i loculi siamo curiosi di sapere a quanto è ammontata la somma totale incassata e quando, se si faranno, i lavori di costruzione dei loculi. Noi siamo sempre qui ad operare e siamo sempre pronti ad assumere informazioni. Vi ringrazio, un saluto ai commissari prefettizi, anzi ai commissari liquidatori, sempre che possiate. Fate venire qualcuno, ve lo chiediamo per cortesia.